In quell'esempio quello che facciamo vedere è come sia possibile ricostruire dal corpo umano un'informazione relativa allo scheletro del corpo. Col movimento del corpo possiamo poi far muovere un robot umanoide. Si è appena conclusa a Roma la Maker Fair, una mostra dedicata ai makers provenienti da tutto il mondo. Ma chi sono i makers? Letteralmente, coloro che fanno le cose, capaci di modificare gli oggetti e i loro possibili usi. Un fenomeno nuovo per il pubblico. Si interessano di tecnologia, design, arte, sostenibilità, modelli di business alternativi. Vivono di comunità online, software e hardware open source, ma anche del sogno di inventare qualcosa da produrre autonomamente, per provare a vivere delle proprie invenzioni. Noi produciamo stampanti 3D, siamo una delle poche aziende in Italia che produce tutto internamente. Abbiamo per esempio una macchina 3D riconvertita per tagliare su qualsiasi disegno delle lasagne. La rivoluzione dei makers è una rivoluzione bellissima, riporta la filosofia dell'open source, la filosofia che sta alla base della scienza, del progresso scientifico degli ultimi anni, nel fare le cose, nel costruire, nella nuova manifattura. Qui l'obiettivo è quello di cercare di rendere il veicolo completamente autonomo, in modo tale che sia in grado di fare un'esplorazione del territorio. Faccio parte del team del Fab Lab Catania e abbiamo ideato questo dispositivo, che è Dr. Jack. Naturalmente vi chiedete cos'è Dr. Jack. È un dispositivo salvavita che contiene le informazioni salvavita di chi lo indossa. Quindi basta prendere questo dispositivo e metterlo su qualsiasi telefono di chi soccorre e avrà le informazioni sanitarie di chi lo riceve. Ma il mondo del lavoro, così com'è ora, è pronto a recepire questi nuovi modelli? L'artigianato digitale può essere una prospettiva di nuova occupazione giovanile? È una rivoluzione tutta da costruire, con figure professionali che vanno inventate, con modelli di business completamente nuovi. So per certo che è una rivoluzione inarrestabile, sta modificando velocemente modelli di business tradizionali. La macchina è fatta principalmente per le aziende, gli uffici tecnici delle aziende, per architetti, ingegneri, principalmente per fare prototipi, ma verrà utilizzata presto anche nel settore medicale. La parte di automazione, cioè come far muovere in modo autonomo dei robot utilizzando delle informazioni che vengono rilevate direttamente dal sensore del robot, in modo tale che poi questo sia in grado di seguire una traccia. Io spero che i ragazzi, soprattutto i giovani, diano il loro contributo, si interessino, utilizzino al massimo le loro competenze e la conoscenza diffusa che c'è in rete per aiutare il nostro paese a dare un impulso forte allo sviluppo grazie ai makers. Questa macchina permette di fare un unico spaghetto lungo circa 5 metri e appunto viene chiamata Uncut. Un altro progetto è Nigredo, una macchina per tatuaggi stampata in 3D completamente, che però anziché utilizzare l'inchiostro, utilizza l'inchiostro al nero di seppia per tatuare le lasagne. Quindi volendo, non so, Carlo Cracco potrebbe firmare il proprio progetto culinario con questa macchinetta.